Benvenuti, buonasera dal Palatringone di Monteruscello per la nona giornata di campionato della Girone B della Divisione 1 della FIP Campania. La gara tra la Silkam Italia Pozzuoli e il Tiger Saviano. Tiger Saviano che la scorsa settimana ha perso di 4 punti in casa contro il Coinea Caserta. Che è una delle squadre in testa alla classifica insieme a Pozzuoli, insieme alla Palmese Basket, è una delle tre squadre in testa al girone B della Divisione 1 della FIP Campania. Pozzuoli che si presenta con il solito quintetto base, cioè stiamo parlando di Stefano Orefice, Galise in posizione di playmaker, Orefice in quello di guardia. Post 3 ci sarà Saggiomo, poi sotto le plance ci sono Anastasio e Sasa Enrico. Risponde la Tiger Saviano con il numero 75 Rescigno, il numero 69 si tratta di Fiore, il numero 52 Piccolo e il numero 43 che è Cremato. Gli arbitri sono i signori Simone Bombasce di Villaricca e Davide Vardaro di Napoli. Nona giornata di campionato, diciamo Pozzuoli reduce dalla vittoria la scorsa settimana nel derby contro la Virtus Monte di Procida, gara che si prospetta per la formazione putiolana, abbastanza difficile. Portapalla subito la Tiger Saviano per il numero 75, ci prova il pallone, si ferma sul ferro, poi è ancora il numero 75, si tratta di Paradiso che mette il pallone fuori. Rimessa operata per la Pozzuoli da parte di Stefano Orefice per Galise. Galise è il fallo del numero 43, primo fallo della gara e primo anche per la formazione della Tiger Saviano allenata da Angelo Ronca. Galise per Saggiomo. Saggiomo prova la penetrazione, ci riesce, nulla da fare per lui, c'è ancora bravo Galise a recuperare. Ancora Galise, l'appoggio per Sasà Enrico, trova i primi 2 punti il capitano di Pozzuoli. Gira palla adesso la formazione di Saviano. Con il 52 si tratta di Piccolo per Paradiso nell'angolo da 2 punti. Il tiro lo trova il numero 43, si tratta di Cremato. 2-2 il risultato. La tripla da parte di Sasà Enrico. Già 5 punti per lui. Numero 52 fa buona guardia Galise, prova adesso a uscire la formazione di Pozzuoli, Galise nell'angolo per la tripla adesso di Stefano Orefice che pallone viene ributtato fuori, riporta palla adesso ancora Saviano con il numero 69, si tratta di Fiore, fuori, prova la tripla, poi ci ripensa, infrazione di passi da parte di De Cicco. Tanto l'arbitro, il banco degli arbitri fa richiamare uno dei due direttori di gara, si riprende il pallone con la messa in gioco da parte di Saggiomo per Galise. Galise contro di lui nell'uno contro uno, esce Saggiomo dal blocco, prova la penetrazione Saggiomo, poi ci ripensa, mette palla ad Anastasio, ancora. Orefice, ancora Orefice di no look, pallone per Anastasio, 7-2 in favore di Pozzuoli, Paradiso per Fiore, pallone ancora per Paradiso, mette altri 2 punti, Paradiso, gara pressoché equilibrata, Galise ancora, portapalla. Ancora Galise, trova l'appoggio, 2 punti per il playmaker di Pozzuoli, appoggio al tabellone. Gara che scivola via. Con
ancora con la squadra guidata da Ronca, col numero 52, ancora nell'angolo, prova il numero 43, nulla da fare, va a recuperare, trova due punti, Cremato, 9-6. Orefice prova due punti anche Stefano Orefice, 11-6. Pozzuoli adesso difende a zona, a uomo, scusate, la tripla da parte della Tiger Saviano, si spegne sul ferro, Orefice pallone dell'asse, Orefice Enrico, settimo punto per Sasà Enrico, e Pozzuoli che arriva al più 7, 13-6, al 6-15 dal termine del primo quarto. Paradiso si gira nell'angolo, non trova però il compagno di squadra, chiede naturalmente più, intanto c'è il primo time out chiamato da Saviano sul risultato di 13-6 a 6-09 dal termine del primo quarto, un tabellino pressoché abbastanza scarno, due punti per Orefice, sette per Enrico, due per Galise, due per Anastasio, dall'altra parte quattro punti per Cremato e due per quanto riguarda Paradiso. Andando a guardare appunto l'intera giornata del girone B della divisione 1 regionale, come dicevamo, ci sono le gare, sono tra Arcampus Maddaluni, Cleman Sarnese, Cava di chi direi Cava Basket, Palmese Basket, Siccam Italia Pozzuoli Tiger Saviano, Game Napoli, Basket Scafati, Vidas Virtus Basket Quinè e Monte di Procita che giocherà domani sera contro il Pro Cangiani. Pozzuoli che poi la prossima settimana andrà a giocare, la formazione puteolana giocherà il 3 dicembre alle 20:45 in casa del Pro Cangiani. Riparte Galise che porta palla, gira la formazione con il numero 20, prova la tripla Galise, non va sul ferro. Rimessa operata in questo momento da parte della Tiger Saviano con il numero 68 di Cicco, Fiore, Paradiso, gira palla la squadra di Ronca, difesa a uomo, Pozzuoli, fallo di piede di Sasà Enrico, pallone messo fuori, la rimessa sarà della Tiger Saviano con la parte proprio davanti alla panchina della formazione vesuviana. Avanza ancora con il numero 68, prova la tripla adesso, nulla da fare, ancora un errore, la risposta ancora del 52, Sasà Enrico fa valere i centimetri e si riporta in attacco, il Sasà Enrico nell'angolo, buona l'idea per Saggiomo, Saggiomo cerca subito Sasà Enrico ma nulla da fare, dalla ripresa del gioco siamo a poco superati i primi 5 minuti di gioco al Palatringone di Monteruscello, gara che si gioca a porte aperte come sapete, dalla scorsa settimana è ritornato il pubblico al palazzetto di via Cosimo Miccoli. Stefano Orefice prova la tripla al numero 5, nulla da fare, Galise al rimbalzo, pallone nell'angolo per Anastasio, nulla da fare, sbaglia un rigore in movimento il numero 28 della formazione puteolana. Ancora la tripla dall'altra parte con Cremato che tocca 7 punti sui 9 totali segnati da la Tiger Saviano. Ancora un errore da parte di Pozzuoli. 3-19 a 4-53 dal termine del primo quarto. Da portare palla e ancora con Cremato, Paradiso per De Cicco, Paradiso prova il tiro del pitturato, pallone da
danza sui due ferri, poi esce fuori. Orefice prova adesso la penetrazione, nulla da fare per Sasè Rico, voleva il fallo la formazione puteolana, si lamenta, occhio all'arbitro, lascia proseguire sia da un lato che dall'altro, poi dà il fallo al numero 68, si tratta di De Cicco, si lamenta anche Ronca, ci sono fallo sia da una parte che dall'altra, lamenta il problema al piede Sasè Rico. Speriamo nulla di grave per lui. La rimessa sarà operata da Galise. Intanto c'è una, c'è una rimessa operata dalla Virtus Pozzuoli. Orefice, pallone viene messo in fallo laterale. Voleva probabilmente la rimessa Orefice. Avanza la Tiger Saviano con Fiore. Paradiso si fa strada, nulla da fare. Anastasio fa buona guardia anche dall'altra parte. Il numero 52 di Saviano, si tratta di buono per Paradiso, nulla da fare, voleva il fallo Paradiso, Orefice fa valere la corsa e mette altri due punti, si ritorna a realizzare 15 a 9 a 3:33. Prova la tripla ancora Saviano, non va sul ferro, Saggiomo a recuperare il pallone, si lotta ancora Saggiomo, pallone per Galise, per Anastasio, ancora un errore, ci mette la pezza il solito Sasè Rico. Pozzuoli a vantaggio di 8 punti, 17 a 9 a 3:05 dal termine del primo quarto. Portapalla piccolo, prova la penetrazione, fallo in attacco, è il terzo di squadra, pozzuoli ancora a 0. Intanto esce il numero 75 Paradiso ed entra il numero 70, si tratta di Recigno per la Tiger Saviano. Galise, per Orefice, Anastasio, nell'angolo per Saggiomo, prova la penetrazione dal lato sinistro, trova i primi due punti anche Saggiomo, Pozzuoli a più 10. Occhio all'ottima azione con per il numero 52, si tratta di Piccolo che va a recuperare, ancora Piccolo, pallone fuori nell'angolo, prova la tripla, poi ci ripensa, fallo, fallo del numero 28 Anastasio, primo fallo, 6 secondi adesso per la Tiger Saviano per andare a canestro. Esce intanto Sasè Rico, entra Porzio, gira palla la formazione di Saviano, prova adesso la tripla con il numero 69, tiro troppo, traiettoria troppo lontana dal canestro, occhio a Galise, adesso è Orefice che prova la tripla, ancora un errore, Porzio da due passi mette due punti,
21 a 9, 1:37, stiamo entrando negli ultimi 90 secondi di questo primo quarto. Ancora la formazione flag del Saviano in avanti con il numero 69. Buona l'azione, trova due punti, i primi due per lui, Fiore. Orefice, ancora un errore, si porta in attacco adesso Saviano per il numero 69. La rimessa operata sarà stata in favore, scusatemi, della formazione vesuviana. Si lamenta Orefice con Anastasio. Tanto c'è un'altra sostituzione per Pozzulli, esce Galise ed entra il numero 14 Mazzaro. Preso una botta intanto il numero 65. Rimessa in favore la formazione di Saviano con la tripla del numero 42, si tratta di Guadagni che era appena entrato. Era praticamente Fiore che ha avuto una botta alla spalla sinistra. Portapalla Saviano. Prova la penetrazione, l'appoggio, nulla da fare. Avanza Massaro, il pallone per Stefano Orefice che non trova il canestro. Troverà due tiri liberi, i primi due giri dalla lunetta per lui. Per Stefano Orefice. Mette il primo Stefano Orefice. Sbaglia il secondo. 22 a 11. Saggiomo. Ci gira, prova la penetrazione, fallo e due tiri liberi anche per Saggiomo. Anche perché Saviano in bonus. Si lamenta a Paradiso con uno dei due direttori di gara su un fallo. Mette il primo Saggiomo. Va anche il secondo. Pozzulli sta iniziando ad aprire un gap nei confronti della formazione vesuviana. Adesso sono 13 punti di vantaggio. Paradiso non prende nemmeno il ferro il tiro di Paradiso. Massaro che porta palla, il pallone per Porzio. Orefice, 5 secondi per andare al tiro, trova due punti Stefano Orefice e finisce qui il primo quarto sul 26 a 11 in favore di Pozzulli, che chiude con 15 punti di vantaggio, con un tabellino che vede 7 punti di Orefice, 2 di Porzio, 9 punti di Enrico, 2 di Galise, 4 punti di Saggiomo e 2 di Anastasio. Per quanto riguarda invece la formazione di Saviano, 7 punti di Cremato, 2 per Fiore e 2 per Paradiso. Gara che fino a questo momento è stata pressoché in favore della formazione flegrea,
che ha avuto il pallino, gran parte del pallino del gioco, dopo la parte iniziale in cui le due squadre si erano abbastanza equilibrate, poi Pozzuoli ha iniziato a prendere il largo ed ora è per vince di 15 con l'ultima azione di Stefano Revi, la penetrazione degli ultimi 5 secondi, trova l'appoggio al tabellone, poi il pallone che entra facilmente nel canestro. Si riparte per il secondo quarto. Orefice, pallone per Massaro, non si capisce né con Saggiomo né con Anastasio, palla persa quindi dalla formazione giallo-blu, rimessa per la Tiger Saviano, parte subito la compagine con il recupero però di Orefice per Saggiomo, due tiri liberi, già primo fallo per Saviano. Vada con un bel numero di falli la formazione vesuviana. Saggiomo, intanto sta per entrare Russelli per Pozzuoli, sbaglia intanto Saggiomo, secondo tiro libero per Saggiomo. Mette il secondo. Rimessa operata in questo momento per Cremato, migliore realizzatore della formazione vesuviana. Da questo momento Guadagni, Paradiso si gira contro Anastasio, pallone in e out per lui, prova il recupero Saviano, ma è Orefice che prende palla, ancora Orefice, fallo del numero 43 Cremato che si lamenta, esce Cremato, entra De Cicco per Cremato, è il primo fallo. Massaro, buona per Porzio che si gira, due tiri liberi per Porzio. Dalla lunetta ci sarà Porzio per due tiri liberi, primo per lui, lo mette Porzio, secondo tiro libero per Porzio, va anche il secondo. Pozzuoli sta per prendere il largo, 29-11. Saviano si è bloccata. Porta palla Fiore, ancora Fiore fuori per De Cicco. Prova il tiro da due, trova due punti De Cicco con l'appoggio al tabellone. 29-13. Massaro. Massaro prova adesso a girare per Stefano Revice. Ancora Stefano Revice in penetrazione, infrazione di Pazzi per il numero 5 giallo-blu. Rientra intanto Piccolo ed esce Guadagni. Per Pozzuoli entrano Celentano e Iaccarino ed escono
Orefice e Anastasio. Entra anche Russelli. Esce anche Galise. Tripla di Saviano, la trova e la mette il numero 52. Si tratta di Piccolo. Prova adesso ancora. Boh. 29 a 16 il risultato. Intanto spreca la formazione vesuviana. 7 a 46 al termine del secondo quarto. Iaccarino che porta palla. Prodotto del vivaio della Virtus Pozzuoli. Russelli. Prova ancora, va a buona guardia la formazione di Saviano, Porzio, avanza intanto De Cicco, pallone all'indietro per Paradiso, ancora per De Cicco, De Cicco ancora prova un jump, nulla da fare però per lui. Celentano, fuori per Iaccarino. Nulla da fare anche per Iaccarino. Avanza Saviano con De Cicco. Trova due punti De Cicco. 29 a 18 il risultato. Tananat chiamato da Pozzuoli con un mini break da parte di Saviano. Dopo che Pozzuoli praticamente aveva dominato almeno nella parte iniziale. Si sente adesso appunto il tecnico di Saviano Runga che chiama i suoi a un maggior spirito di sacrificio, mentre Mimmo Maddaluno, come si vede dalle, anche dalle immagini, ha ridisegnato un po' quelli che sono gli schemi d'attacco, ma anche quelli difensivi della compagine gialloblu, che ha peccato un po' fino a questo momento. È Iaccarino che porta palla. Non è per Massaro. Porzio. Russelli. Porzio nell'angolo per Iaccarino. Che prova a destreggiarsi. Prova il passaggio a Porzio. L'ultimo a toccare è stato un giocatore vesuviano. Quindi la rimessa sarà di Pozzuoli. A 6:35 dal termine del primo quarto, il recupero di Paradiso, contro recupero con Porzio che tenta l'impossibile. Massaro, la rimessa sarà di Pozzuoli. Con Massaro esce Russelli dai blocchi, è l'uno contro uno con Iaccarino ancora sotto nell'angolo, prova una tripla Massaro sul ferro, Paradiso subito per De Cicco, guadagni Piccolo, recupero da parte di Celentano per Russelli,
trova due punti più il tiro libero aggiuntivo per lui. Si sblocca Pozzuoli. Quando stiamo per entrare già verso il quindicesimo, rientra il capitano, esce Porzio. Diventa Sasa Enrico, che era un po' dolorante al piede sinistro. Tanto c'è anche una sostituzione per la Tiger Saviano. Solito Sasa Enrico. È già in bonus, tra l'altro, Saviano. Quindi Sasa Enrico avrà due tiri liberi. Paradiso ha detto: io non ho fatto nulla. Primo giro dalla lunetta per il capitano, e la sbaglia. Secondo per lui. Secondo tiro libero per Sasa Enrico. La mette. 32 a 18 il risultato. De Cicco. Per Retta, la tripla da parte di Piccolo, seconda tripla realizzata per lui. Pozzuoli avanti con Rosselli, su di lui per Retta, prova adesso la tripla Iaccarino sul ferro, il solito Sasa Enrico, nulla da fare, recupera con Perretta per Paradiso, che trova due punti. Paradiso si sistema bene il pallone e torna a sotto la decina al gap di Saviano, 32 a 23, a 4,54. Rosselli prova la tripla, non va sul ferro, per balzo di Paradiso. E riparte la formazione vesuviana. De Cicco. Ancora De Cicco. Buono per Guadagni. Piccolo. Ancora per la tripla. Troppo lunga quella di Piccolo. Sasa Enrico. Solito movimento. Iaccarino va in aria. Prende due punti. E trova i suoi primi due punti Iaccarino, 34 a 23. Paradiso, buona per Guadagni. De Cicco si muove molto bene, il numero 68, prova la tripla ancora. Piccolo si finisce sul ferro. Rosselli per Celentano, palla fuori ancora. Iaccarino si sistema bene il pallone, l'appoggio, prova l'appoggio, il fallo, la rimessa, però ci sarà la rimessa perché non c'è un fallo su di lui. Esce intanto, esce proprio Iaccarino ed entra Galise. Rimesso operato in questo momento, pallone per Celentano, con Stefano Rifici dentro per Sasa Enrico, si gira, 3 su di lui, dall'altra parte, prova Massaro, la tripla, la mette Massaro, primi 3 punti per lui, hanno segnato un po' a tutti per la formazione puteolana. Piccolo, 37 a 23, tripla e ci saranno 3 tiri liberi, fallo del numero 4 Rosselli, 3 tiri liberi, dalla lunetta ci sarà
il numero 52 Piccolo, Soli che si porta sul 37-23. Primo errore nel tiro dalla lunetta per Piccolo, secondo per lui. Mette il secondo tiro libero, ancora uno per Piccolo. Mette anche il secondo. 37-25, tanto è Russelli che non ci pensa due volte e realizza la sua prima tripla della serata per il più 15 di Pozzuoli. Piccolo dall'altra parte, nulla da fare per lui, orefice per Celentano. Russelli interrompe un'azione tutta di prima. Sasà Enrico, nulla da fare, non detta bene i tempi Sasà. Pallone per Piccolo, prova l'appoggio al tabellone, troppo corto. Dall'altra parte c'è Sasà Enrico per Russelli, che adesso prova anche lui un'altra tripla con Sasà Enrico in tap-in per il capitano. 25, scusate, massimo vantaggio raggiunto adesso da Pozzuoli di più 17. Perretta, pallone per Piccolo seguito da Russelli, ancora Piccolo, l'appoggio nulla da fare, un mattoncino il suo che termina sul tabellone. Lungo per Stefano Orefice, per Russelli fallo, l'arbitro però lascia proseguire. Pallone per De Cicco, è troppo fuori, è troppo lunga. 1:42, stiamo per entrare nei 90 secondi ultimi del secondo quarto. Esce Perretta, entra intanto il numero 58 Beracci. Massaro, Orefice, tripla per lui, non va sul ferro, corta. De Cicco fa buona guardia, numero 68 per Beracci. Pallone per Guadagni, la tripla di Piccolo non va, ancora sul ferro, ancora con Beracci, prova il recupero Saviano ma non... Orefice nasconde il pallone, poi tenta la tripla, vorrebbe il fallo. E il fallo invece c'è, ma è in attacco di Pozzuoli. E a questo momento sono tre i falli praticamente chiamati alla formazione pudelana in 20 minuti di gioco. De Cicco, ancora con prova la tripa ancora con Beracci, il pallone è troppo corto, va al recupero però il solito Orefice, alla meglio Celentano per Sasà Enrico, azione tutta di prima, meno più 19 per Pozzuoli che adesso raggiunge il massimo vantaggio. Rescigno porta palla ancora con Rescigno che si gira contro Sasà Enrico. Beracci prova il tiro da due e nell'arco dei 24 secondi Sasà Enrico prova la penetrazione nella fine parte finale, nulla da fare, finisce qui quindi il secondo quarto sul Seguiamo la linea alla regia per riprendere all'inizio del terzo e quarto quarto.
E rieccoci dal Palatrincone di Monteruscello per il terzo e quarto quarto tra la Silcam Italia Pozzuoli e il Tiger Saviano. Nona giornata del girone B della divisione 1 regionale della FIP Campania. Rimessa con Cremato. Cremato. Messa per il giro palla adesso di Saviano con Fiore. De Cicco. Per Piccolo la tripla sul ferro, Rosselli, l'ultimo a toccare è stato numero 4 e ci sarà la rimessa in favore di Saviano. Guardate in questo momento, nulla da fare ancora per la formazione di Saviano, che rimette con Guadagni, porta il pallone ancora con Fiore, fa la penetrazione con l'appoggio al tabellone, nulla da fare, fa buona guardia Saseri, commette subito per Orefice, Orefice per Celentano, Rosselli, l'appoggio per Celentano, poi Orefice fuori dal perimetro, gira adesso con Massaro. Rosselli dentro a cercare il capitano Saserrico, nulla da fare ancora per Saserrico che ci riprova, ancora nulla per Saserrico, tocca con Orefice, no look per lui, pallone per Celentano, prova la tripla Celentano, ancora un errore, fallo, un tiro libero un po' fortunoso anche Saserrico che trova due punti, tiro libero aggiuntivo per lui, fino adesso c'è un 1 su 2 Saserrico dalla lunetta. Tiro libero per Saserrico che lo realizza, il miglior realizzatore dell'incontro fino a questo momento. Guadagni per De Cicco dell'angolo, prova fallo, l'ultimo a toccare scusa, è stato Massaro, quindi la rimessa sarà della Tiger Saviano. Tiger Saviano che rimette il pallone in campo con De Cicco, l'appoggio al tabellone, trova due punti De Cicco. Sono 6 punti per lui fino a questo momento, 47 a 27, quindi più 20 per Pozzuoli. Saserrico, recupero di Saviano, ancora con Saserrico che va a mettere altri due punti, massimo vantaggio più 22. De Cicco, Cremato, prova Guadagni il tiro del pitturato, nulla da fare, Massa, Celentano fa un cost to cost, Orefice per Celentano e Saserrico che va a mettere altri due punti, 51 a 27 più 24. Pallone per la tripla di Piccolo, altri tre tiri liberi per lui dopo i tre che già aveva avuto. Si lamenta intanto, non ho capito con chi il suo allenatore, sarebbe Angelo Ronca.
tiro libero per l'oraccio di Piccolo. 2 su 4 dalla lunetta finora. Mette intanto ancora uno per Piccolo. Fa un 2 su 3. Questo con un 4 su 6 totale dalla lunetta per Piccolo. Massaro, Russelli, il blocco, prova la tripla, un fallo probabilmente su Sanrico. Buona il recupero di Celentano per Russelli, trova due punti Russelli. 53 a 29. Per De Cicco, non è per Fiore la tripla da casa sua, è un pallone che termina tra le braccia di Sanrico, sbaglia tutto Stefano Refice, chiede scusa ai compagni. Va a rimettere De Cicco per la rimessa con Cremato. Guadagni nell'angolo ancora per Piccolo, nulla da fare, ancora un errore per Saviano. Russelli, l'ultimo a toccare è stato Cremato. Rimessa del pallone operata da Pozzuri con Stefano Rivice. Entra intanto Paradiso sul 53 a 29. Orifice, pallone per Celentano. Celentano prova la penetrazione, poi trova invece l'appoggio di Sanrico che va ancora a mettere punti in cascina per lui. De Cicco, Fiore sotto per Paradiso e ancora un Sanrico a tutto campo. Intanto c'è il time out chiamato da Saviano. ...23 punti finora per Sasà Enrico... ...23 punti su 55... ...praticamente ha segnato quasi il 70%... ...no, scusate, ha segnato poco sotto il 50%... ...7 punti invece solo per Stefano Orefice... ...7 anche per Russelli... ...4 per Porzio, 2 per Galise, 2 per Iaccarino... 5 per Saggiomo e 2 per Anastasio. Per quanto riguarda invece la Tiger Saviano, abbiamo 7 punti per Cremato, 10 punti per Piccolo, 6 per De Cicco, 2 per Fiore e 4 per Paradiso. Si era concluso sul 44 a 25 al termine del secondo quarto. Pozzuoli conduce in questo parziale per 11 a 4. Rimette intanto la compagine di Saviano con Paradiso. Fallo di Sanrico. È il secondo di squadra. Ed è il primo per Sanrico. Rimessa in favore della Tiger Saviano con De Cicco. Pallone per Fiore. Prova, resta il tiro da due, nulla da fare. De Cicco, Russelli per Stefano Refice. Trova altri due punti, 57 a 9.
Pozzuoli si avvia al più 30. Cremato trova due punti, il numero 43. Sbaglia Stefano Levice intanto nell'appoggio. Esce Fiore. Entra con il numero 58, Veracci per Tiger Saviano. Occhio a ancora la formazione di Saviano, ci prova e la mette il numero 42, Guadagni. Portapalla adesso Massaro. Il recupero adesso operato con l'appoggio che era andato male, ancora De Cicco, ottimo il recupero. Guadagni, portapalla, buona per Cremato, prova la tripla, non va sul ferro. Celentano fa buona guardia sotto il tabellone, la passa subito nell'angolo per Massaro, poi ancora per il capitano, prova la tripla, è un mattoncino il suo e termina nella parte interna del ferro. Intanto è pronto sul banco dei cambi Galise. Gira ancora palla la formazione della Tiger Saviano con Paradiso. Nulla ancora per lui. Fa buona guardia Celentano che rientra nell'angolo per Russelli. Russelli, Russelli tra due avversari. L'ultimo a metterci la mano è De Cicco. La rimessa sarà di Pozzuoli. Intanto esce Massaro, entra Galise. Ultimi 3 minuti e 44 secondi del terzo quarto. Russelli si aggiusta e però non va a canestro. È De Cicco che ha buono il pallone, va al recupero con Cremato, Paradiso. Gira palla ancora per De Cicco, per il numero 58 che trova due punti. Si tratta di i primi due punti. Va a scrivere anche lui sul tabellino il numero 58 con Sasenrico per Russelli. Ancora un errore di Russelli. Fallo terzo di squadra per Pozzuoli. 57 a 35. Esce Russelli ed entra Saggiomo. De Cicco. Ancora De Cicco. Prova il tiro De Cicco, nulla da fare. Galise sotto il tabellone. Va a rimbalzo, lo prende ancora per Saggiomo. Ancora un errore a canestro di Pozzuoli. Però con Cremato avanza adesso la formazione della Tiger Saviano. Un gioco abbastanza fluido. Appena 35 punti realizzati in 30 minuti. Paradiso da 2. Trova due punti. 37 a 37. Galise. Saggiomo. Dentro a cercare Sasenrico. Era buono l'intenzione per Celentano. Fa buona guardia la difesa di Saviano. Pallone ancora per la formazione vesuviana. Paradiso gira palla a 10 secondi per andare al tiro. De Cicco ancora. Paradiso non trova i due punti, appunto. Non trova il canestro. Scusate, era buona l'intenzione, un po' meno la realizzazione, la fase realizzativa del numero 75. Galise fallo. Trova due tiri liberi anche per Galise.
1,40 dal termine, gli ultimi 90 secondi del terzo quarto. Esce Celentano ed entra Porzio. Esce Cremato ed entra Fiore. Calise, primo tiro libero, lo mette a segno, terzo punto per lui. Mette anche il secondo. 59 a 37. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del terzo quarto. Paradiso nell'angolo. Fallo del numero 24, Saggiomo. Quarto fallo. ...59-37... ci prova ancora Paradiso, il rimbalzo di Saggiomo, il pallone per Orifice che va adesso a toccare per Porzio, dentro a cercare il capitano, fa buona guardia dalla difesa di Saviano, pallone per Fiore, lo insegue Porzio, fa ancora Fiore per Guadagni, Fiore si gira, trova ancora Guadagni contro Porzio, nulla da fare, al recupero di da San Rico, Orefice per Saggiomo, vorrebbero il fallo i giocatori di Pozzuoli. Fiore, Guadagni, De Cicco, su di lui c'è Saggiomo, ancora fallo del numero 15. Sì, fallo di Sasè Enrico, secondo fallo per lui. E in bonus, quindi andrà dalla lunetta De Cicco per due tiri liberi. Mette al segno il primo. Sbaglia invece il secondo De Cicco. Sbaglia ancora, però due tiri liberi per Paradiso, il fallo è stato di Porzio, 21 secondi e 4, quindi Pozzuoli ha un possesso. Primo giro dalla lunetta per Paradiso, sbaglia. Mette invece il secondo. 59 a 39, 21 secondi e 4, esce Paradiso, entra Piccolo. Va a rimettere Galise. Per Orefice. Ancora Orefice. Sotto per Sasè Enrico, al recupero di De Cicco, pallone per Piccolo, nulla da fare sull'ultima azione per Piccolo, finisce quindi sul 59 a 39, parziale di tempo che è stato di 15 a 14 per in favore di Pozzuoli. Questo qui del terzo quarto, Sasè Enrico che praticamente ha fatto la voce grossa fino a questo momento, 23 punti per lui, miglior realizzatore per Pozzuoli, invece miglior realizzatore per quanto riguarda la formazione di Saviano è Piccolo con 10 punti. Hanno segnato praticamente tutti, Pozzuoli mancano solo i punti di Celentano, mentre per Saviano mancano i punti di Perretta, Perillo e Rescigno, per il resto hanno tutti realizzato.
almeno 2 punti. Squadre che ritornano sul parquet per gli ultimi 10 minuti di questa gara, valevole per la 9ª giornata, ricordiamolo, del campionato divisione 1 regionale girone B. Pozzuoli che con questo successo consolida il primato, in attesa poi di sapere il risultato delle altre squadre in testa, che ricordiamo sono la Palmese Basket, il Basket Coiné e il Game Napoli, tutte con 12 punti, poi a 10 c'è il Basket Scafati, la Virtus Vidas a 8 punti insieme con Cava Basket, a 6 appunto c'è Saviano, a 4 c'è Monte di Procida, la scorsa settimana è stata qui nel derby molto infuocato contro Pozzuoli, vinto dalla formazione budiolana. Poi c'è la Sarnese, Maddaloni e Procangiani a 4, chiude a 0 Ottaviano. Intanto con Porzio che va al recupero per il solito Stefano Refice, che torna a segnare, non l'aveva fatto per molto tempo. Stefano Refice torna a segnare con una tripla del 62-39. Ci prova adesso anche dall'altra parte Saviano, sbaglia però la formazione vesuviana. Pallone per Saggiomo, Sasà Enrico nel suo solito gioco, pallone per Porzio, l'errore con Fiore e portapalla, ancora Fiore per Guadagni nell'angolo, pallone per ancora con Fiore, gira palla, 9 secondi per poter andare al tiro, ci prova Piccolo, nulla da fare, troppo corto Orefice, pallone per Sasà Enrico e 2 punti ancora per lui, la premiata ditta Orefice Enrico, 64-39. Avanza Fiore, pallone per De Cicco, recupero con Piccolo, dall'altra parte ci prova il numero 58, ma erano terminati i 24, forse non se n'era avveduto e andava tranquillamente a canestro. Intanto esce Enrico ed entra Anastasio, probabilmente termina qui la gara di Sasà Enrico. Galise, Orefice, Porzio, Anastasio, Saggiomo, Galise sotto per Porzio, Saggiomo prova il tiro da 2 sulla sirena, prova 2 punti Saggiomo, 66-39. De Cicco, sembra appunto che le due squadre la vogliano chiudere qui, infatti pochi falli. De Cicco dell'angolo per Retta, nulla da fare ancora con Orefice, Saggiomo tiro, nulla da fare con pallone per De Cicco, prova il 52, il recupero di ancora De Cicco per nell'angolo, prova ancora la tripla, ancora un errore per Saviano sotto per Saggiomo che trova altri 2 punti, 68-39. Si gioca veramente senza un minimo di stop. Ancora con 2 punti di Guadagni per la compagine di Saviano. Voleva il fallo
Pozzuoli, palla abbastanza dubbio. Rimessa operata in questo momento da Fiore per De Cicco. De Cicco che è stato praticamente il motore della sua squadra, il playmaker, colui che ha dato intanto prova ma è oltre la linea. Va al recupero con Galise per Porzio. Frazione di passi di Porzio, nettamente. Sembra chiaro che le due squadre oramai vogliano andare tutte e due sotto la doccia. Risultato credo pressoché acquisito da parte della formazione flegrea. Perretta. A meno che Saviano non abbia un recupero e Pozzoli è un back out. Porzio trova due punti, sono sei per lui fino a questo momento, 70-41. Perretta prova anche lui, fallo e due tiri liberi per il numero 24, Perretta. Intanto esce Gallise, dentro Celentano. Dall'altra parte esce De Cicco, dentro Rescigno. Siamo per entrare nel 35esimo minuto di gioco. Perretta. Tiro libero per lui, sbaglia. Secondo per lui, per il numero 24. Sbaglia anche il secondo. Saggiomo. Nulla da fare per il numero 24. Nell'angolo ci prova adesso Iaccarino, che era entrato al posto di Orefice. Celentano. Fallo di Perretta. Si lamenta con i suoi anche. E scendendo Perretta dentro Paradiso. Anastasio. Saggiomo. Fuori per Anastasio, prova il tiro, nulla da fare. Fiore, buona l'azione per Guadagni, trova due punti Guadagni, sesto punto per lui, 70-43. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Iaccarino prova il tiro, Iaccarino si spegne sul ferro. Si infrange sul ferro il tiro di Iaccarino, Cremato, tripla per lui, la mette Cremato. ...70-46... Iaccarino per Porzio, bloccato da Paradiso. Fiore, Cremato, ancora Cremato, pallone per ancora, c'è un fallo tra l'altro non rilevato dal direttore di gara. Paradiso prova la tripla, non va sul ferro, fa buona guardia Porzio, pallone lo dà a Celentano. Ultimi 4 minuti, Celentano per Anastasio, ancora un errore per il numero 28, recupero di Rescigno, pallone per Cremato. Fiore, ancora Fiore, prova l'appoggio al tabellone, trova due punti Fiore, 4 punti per lui, 70-48. Time out chiamato da Pozzuoli.
sul 70-48. Una nona giornata di campionato che dove vede praticamente Pozzuoli e Game Napoli giocherà più tardi alle 21:15 contro il Basket Scafati sempre oggi, mentre la Virtus Vidas Virtus sta giocando contro il Basket con anche lei oggi, gara ancora in corso, così come Cava Basket, Palmese Basket, mentre è iniziata alle 20:15 Maddaloni Sarnese. Domani si giocherà soltanto la gara tra il Monte di Procida e il Procangiani al Palapippo Coppola di Monte di Procida. 3 minuti e 41 al termine dell'incontro, 70-48 il risultato. La rimessa operata da Iaccarino, pallone per Saggiomo, ancora Iaccarino per Celentano. Celentano porta palla, Iaccarino per Celentano, ancora il numero 26, pallone per Iaccarino. Iaccarino, 7 secondi per andare al tiro, Saggiomo ci prova, nulla da fare, pallone rimbalza Anastasio, palla indietro, ci prova Saggiomo, la tripla la mette Saggiomo. Fiore, De Cicco, prova Cremato, non va sul ferro, rimbalzo di Anastasio, pallone per Saggiomo, cost to cost, del numero 24, voleva trovare comunque il fallo, due tiri liberi per lui. Quinto fallo del numero 43, Cremato. Che esce, realizza il primo intanto Saggiomo, va anche il secondo, 75-48, 2 minuti e 51 al termine con De Cicco. Ancora palla il numero 68, De Cicco, il pallone per fallo di Celentano. Fallo di Celentano, terzo di secondo di squadra in questo quarto quarto. 75-48, ripetiamo il risultato. Gara messa con Fiore, la tripla non va sul ferro, rimbalzo di Celentano. Celentano adesso porta anche palla. Iaccarino, ancora Iaccarino, non va per lui, peccato, l'ultimo a toccare è stato Anastasio. Scusate, tanto Guadagni è pronto sul banco dei cambi per Saviano. Esce Fiore, entra Guadagni. De Cicco, il pallone per Guadagni che la restituisce. Portapalle numero 68 per Beracci, Piccolo, tiro di Piccolo, nulla da fare, rimbalzo ancora di Porzio, il pallone per Iaccarino. Iaccarino che porta palla per i suoi. Saggiomo, Celentano prova il tiro sul ferro, rimbalzo di Porzio, ancora un errore, nulla da fare, De Cicco, ultimi 90 secondi del match. Paradiso, Beracci, De Cicco,
7 secondi per andare al tiro. Pallone per Guadagni, il tiro non va, fallo di Iaccarino. E ci saranno due tiri liberi per Guadagni. Due tiri dalla lunetta. Primo per lui. Lo mette Guadagni. Va anche il secondo per Guadagni. ...75-50 il risultato. Avanza Pozzuoli per nell'ultimo minuto. Saggiomo per Iaccarino, sfortunato il numero 21. Portapalla Rescigno, pallone per De Cicco. Beracci. Beracci. Tenta il tiro, nulla da fare. Saggiomo. Ancora Saggiomo. Pallone per Porzio che trova due punti. ...77-50. Ultimi 30 secondi. Pallone per la tripla di Piccolo, non prende nemmeno il ferro. Rimessa sarà in favore di Pozzuoli. Finisce qui l'incontro tra la Silkam Italia Pozzuoli e la Tiger Saviano. 77-50. Pozzuoli quindi vince e si consolida la prima posizione in classifica e adesso guarda con in attesa degli altri risultati, in attesa di sapere cosa accade, insomma, gli altri campi. E è tutto dal Palatrincone e restituiamo la linea alla regia.